Salve ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera natatoria con il Palma qui su Viaventi. Oggi, tra l'altro, nuovo sfondo della webcam, fatemi sapere se intanto ovviamente vi piace, però continueremo oggi con la nostra stagione. Mi mancano praticamente due episodi per finire questa nostra stagione. Abbiamo tre partite oggi e tre partite nel prossimo episodio. Affronteremo Spal, Manchester City nel ritorno di Champions League e Torino. In quello dopo invece avremo Cagliari, la finale di Coppa Italia della Sampdoria e poi il Genoa per l'ultima partita di campionato. Vedremo se riusciremo a qualificarci per la finale di Champions League. Tutto resta ovviamente da decidere contro il Manchester City. L'andata persa 1-0 per la nostra squadra, quindi cercheremo di far sicuramente meglio. Formazione da turnover, credo, per oggi. Porterei giusto magari Jovic, poi titolare. Vediamo ancora, ci pensiamo ancora un attimo per Jovic, perché appunto lui deve, cioè vorrei farlo diventare il top cannoniere di sempre della Serie A. Adesso ha 34 reti fatte, deve arrivare a 36 per eguagliare Immobile ed Higuain. A 37 invece per superare entrambi. Intanto il Parma è a 90 punti, primo, con un distacco di 3 dall'Inter e di 6 dalla Juventus. Bisogna però fare attenzione anche contro la Spal. Benvenuti allo stadio Ennio Tardini di Parma per la sfida odierna tra i Crociati e la Spal. Quest'oggi sfida molto molto importante per il Parma, che si deve ovviamente confermare sempre di più in vetta. 3 punti solamente distaccano dall'Inter. L'Inter che invece sta facendo un percorso molto molto interessante, però ha dovuto calare, è iniziata piano piano a perdere punti, è arrivato però il Parma a scavalcare quell'Inter che sembrava tanto imbattibile. Una sola sconfitta arrivata proprio contro il Parma, intanto la Spal è ultima in classifica con solamente 8 punti fatti, una vittoria e 5 pareggi. Questo intanto è Luka Jovic, a un passo dalla storia, 36 il record per questa stagione, 36 i gol che deve fare Jovic per arrivare ad eguagliare Immobile di Higuain. 38, la sua previsione. Comincia Parma Spal, Sidney, Salamon, ancora Perigora, Adamida, c'è Caspazzi, c'è Mancini, che allarga Faressa, prova la palla in mezzo per Vitale che sbuca alle spalle della difesa, fa 1-0 la Spal. Ora Faressa, ancora Vitale, ruba però il pallone Wolf. Con questa ottima ripartenza prova il Parma a farsi vedere in avanti. Attenzione Jovic con il fisico, Luka Jovic, a tu per tu, Jovic, Luka Jovic, 1-1, nel Parma pareggia i conti con questa falcata pazzesca di Luka Jovic. Rivediamo qui lo spostamento di fisico da parte di Jovic al difensore e poi piattone col destro, 1-1. Il Parma dopo primo tempo un po' così così, effettivamente la Spal ha giocato sicuramente meglio. Jovic fa però il 35esimo gol in questo campionato di Serie A e finisce ora il primo tempo tra Parma e Spal. Conti, c'è Ricci che viene a pallone, è servito il capitano, ancora Ricci, allarga sulla destra per Luka Jovic, cerca spazi Jovic, c'è Wisniewski, in mezzo ancora Ricci, 2-1 Parma. Jovic, Ricci, ancora Jovic, attenzione Jovic, 3-1 e con il mancino Luka Jovic eguaglia Higuain e Immobile. 36 gol in Serie A per l'ex giocatore di Eintracht Francoforte e Real Madrid. Rivediamo qui, ruba il pallone, salta Sidney e con il mancino non sbaglia. Il portiere prova di impedire il gol, ma non c'è spazio per poter fermare il 36esimo in Serie A per Luka Jovic. Esulta, si complimenta con la squadra, ma adesso lascia spazio a Ezequiel Ponce. Ultima azione molto molto importante quella di Jovic, però lascia spazio all'argentino. Viviani, Mrabaty, destro Lindelof, para con il corpo e poi ancora Caldara a spazzare in avanti. Finisce qui però la partita 3-1. Il Parma vince e convince nel secondo tempo, nel primo un po' meno, però 3 punti molto importanti perché ci mantengono a debita distanza dall'Inter e dalla Juventus. Esulta ovviamente Mr. Mattex. In questo episodio vedremo poi ancora la partita contro il Torino per quanto riguarda il campionato, ma per arrivare a vincere il titolo è ancora lunga. Continuiamo dunque i nostri allenamenti per i talenti. Abbiamo nessuno che cresce oggi effettivamente, però comunque qualcosa sta bollendo nella nostra primavera. Ci sono giocatori molto interessanti. Ricci intanto ci ringrazia, bene. Tra l'altro mi avete suggerito di eventualmente rinnovargli il contratto, però andrei per forza a mettergli il cruciale.
E quindi rischierebbe poi di lamentarsi ancora di più. Però poi vediamo magari a fine stagione se riusciamo a rinnovarlo. Tra l'altro vedo una mail molto 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 importante lì in basso. Se riuscite già a indovinare voi, mi fa piacere comunque. Però andiamo a vederla con calma. Alla vigilia della partita contro Manchester City arriva la domanda della dirigenza. Ci vuole in panchina. La dirigenza della squadra Manchester City sarebbe lieta di offrirle la panchina del club. Dopo aver seguito i suoi risultati con la formazione Parma, riteniamo che lei possa essere l'elemento giusto per far crescere il nostro club. Sarebbe molto molto intrigante. Sarebbe davvero molto interessante accettare, fare un percorso anche con Manchester City. Però arrivati a questo momento della stagione, arrivati a questo punto della carriera con il Parma, andiamo a rifiutare, anche se siamo ormai agli sgoccioli per la partita contro i Citizen. Percorso della Manchester City in Champions League che vede la semifinale, adesso con il Parma 1-0 l'andata. Tra l'altro il Barcellona ha vinto nei calci di rigore, in trasferta, anzi no, in trasferta, contro l'Atletico, quindi il Barcellona sicuro in finale. Ai quarti invece il City ha vinto contro il Borussia Dortmund. Agli ottavi contro il Monaco 5-0 nel totale, 2-0 al ritorno. E invece per quanto riguarda i gironi, il Manchester City è arrivato primo con 16 punti fatti, 5 vittorie su 6 e un solo pareggio. Quindi al momento il Manchester City non ha ancora perso in questa Champions League. Bisogna fare attenzione agli uomini di Guardiola. Benvenuti nella partita topica per questa carriera. Il Parma oggi affronta il Manchester City nel ritorno della semifinale di Champions League dopo l'1-0 dello stadio Ennio Tardini. Benvenuti all'Etihad Stadium per Manchester City Parma, gara probabilmente più importante della carriera per questo Parma. Oggi bisognerà ribaltare 1-0 dell'andata, una gara molto difficile, molto complicata. Intanto questo è tutto il tabellone della Champions League, della fase a eliminazione diretta. Dall'altra parte Atletico Madrid e Barcellona con i Blaugrana che hanno trionfato contro i cugini spagnoli, l'Atletico Madrid. Sarà sicuramente una finale spettacolare, quella che vedrà il Barcellona contro una tra Manchester City e Parma. Saranno due squadre pronte a darsi battaglia, così come quest'oggi, perché Manchester City vuole sicuramente qualificarsi alla Champions League per trovare di nuovo un'altra finale, provare a vincere questa competizione. Il Parma invece vuole arrivare per la prima volta nella finale di Champions League, vuole anche vincere la competizione contro una squadra che poi nello scorso anno ha eliminato effettivamente i crociati dalla Coppa. Il Barcellona ha trovato la vittoria nell'andata andata e ritorno contro il Parma, eliminando i crociati. Quest'oggi il Parma cercherà di portarsi in avanti, cercherà di portarsi in finale per attuare la propria vendetta. Perché dall'altra parte, ad attendere una tra queste due squadre, c'è proprio il Barcellona. Intanto si stringono la mano i giocatori, selfie tra i tifosi. Ormai manca pochissimo al fischio iniziale. Intanto questa l'11 titolare della Manchester City e anche i panchinari. Abbiamo anche Son, Eriksen e Foden in panchina. C'è Sterling, Roberts, Silva, Bentancur, De Bruyne, Rodri, Laporte, Manolas, Ferro, Cancelo in difesa. Chiude Ederson a difendere i pali. Per il La Parma invece questa è la formazione, l'11 titolare che proverà a fare la storia. Questa invece la squadra di panchina. Abbiamo Depay, Jovic davanti, Zaracho, Coman, Pineda, Soucek e Mann dietro. In difesa Marquinhos, Tolunariga e Rezos in porta, ovviamente, confermatissimo. Jimenez comincia ora. Manchester City Parma. La lunga per Zaracho, c'è Depay che aspetta in mezzo, c'è Jovic, è servito Jovic, destro di Jovic. Subito Ederson, subito, gran parata, grande occasione per il Parma. Zaracho, Pineda, Jovic. Per Depay, la palla è perfetta. Depay, Memphis Depay, 1-0 per il Parma. E il City al 20° è stato recuperato con il gol di Memphis Depay. Che gol, ragazzi! Che gol di Memphis Depay! Passaggio tra l'altro perfetto di Jovic. Poi il difensore sbaglia completamente l'intervento e la palla va a Memphis Depay, che non può far altro che segnare. E così fa, quarto gol in questa edizione di Champions per lui. Bernardo Silva, fermato da Kingsley Coman. E poi tocca per Depay. Pineda, prova ad allargare ancora per il francese. Coman, c'è Depay di nuovo in mezzo, servito. Depay, tacco, Coman! Ederson e poi ancora Coman, si lancia. Pineda, Zaracho,
Cerca spazi in mezzo, c'è Jovic, Ederson. E poi la palla rimane ancora in zona Parma. Depay, Soucek, che prova a liberarsi per calciare Coman. C'è Zaracho, così, sorprendentemente. Matias Zaracho, 2-0 per il Parma. E qui il Parma mette davvero un'ottima ipoteca sulla partita. Bernardo Silva allarga per Cancelo. Ancora Alex, giocatore di Inter e Juventus, prova De Bruyne. Tiro comodo per Victor Jimenez. La porta per forse l'ultima azione di questa partita. Fontana, c'è Pinelli davanti che aspetta. Il compagno c'è Harp che chiama pallone. Finisce però qui la partita, non c'è più tempo e il Parma vince 2-0 contro Manchester City in rimonta dall'andata. L'1-0 del Legno Tardini non è più servito invece a questo Manchester City, che oggi ha calato un po' il tono nella partita e soprattutto nei movimenti. Manchester City che fa davvero poco rispetto a come ha giocato l'andata. Il Parma viene fuori rispetto alla precedente gara. Adesso il Parma è ufficialmente in finale di questa Champions League. Ad attenderlo il Barcellona. Sarà una partita clamorosa, sarà una partita super mega intensa, su cui faremo un episodio a parte. Ci sarà solamente un episodio dedicato alla finale della Champions League. E avessi dovuto scegliere una contendente, una squadra da affrontare nella finale di Champions League con il Parma, avrei proprio scelto il Barcellona. Non tanto per la squadra, perché so che sarà una partita molto difficile, so che le nostre probabilità sono forse un pelo più basse rispetto al Barcellona, perché la nostra squadra si è forte e pronta. Ma il Barcellona ha molta più esperienza rispetto al nostro Parma. Il Barcellona è una squadra che questa competizione qua l'ha già vinta e ha giocatori che l'hanno già vinta parecchie volte. Però è una partita che sa di rivalsa per tutte e due le squadre, perché comunque Parma-Barcellona ci siamo lasciati con la vittoria del Parma, ma l'uscita dalla Champions League proprio dei crociati. Quindi questo alimenterà forse anche un pochettino la rivalità tra queste due squadre. Barcellona, che tra l'altro è stata anche protagonista su questo canale con la Champions Story. Vedremo di che pasta saranno fatti. Intanto conferenza stampa post partita doverosa per complimentarci con i ragazzi, perché la partita è stata pazzesca. La partita è stata pazzesca, un Parma davvero molto 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 interessante. Intanto è normale che questa squadra ottenga risultati del genere. Abbiamo ancora margini di miglioramento, questo sì. Mi piacerebbe per esempio vincerle tutte da qui alla fine della stagione. Potrebbe essere anche un obiettivo da aggiungerci a questo finale di stagione, che ci vedrà sicuramente protagonisti in tre competizioni diverse: campionato, Coppa Italia e Champions League. 12 milioni intanto come premio per essere arrivati in finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. Benvenuti nell'ultima partita di questo episodio. Oggi il Parma affronterà il Torino, che cerca sicuramente di farsi vedere, cerca sicuramente di trovare altri punti. Il Parma però vuole 3 punti per puntare sempre di più allo scudetto, per avere sempre di più quella conferma che farebbe alzare di gioia dalla sedia a tutti i tifosi. Benvenuti a Torino-Parma, una sfida importante quanto interessante, perché ci sono tutti i presupposti per vedere tanti gol e tanto spettacolo da segnalare. Però l'assenza di Jovic tra i titolari del Parma, questo perché giocatore forse un po' troppo stanco per questa partita, dunque è stato preferito Ezequiel Ponce, simbolo anche di questa carriera. Jovic sicuramente entrerà poi magari nel secondo tempo per dare il suo appoggio, il suo manforte, per cercare ovviamente il 37esimo gol in questa Serie A. Ormai manca poco, invece all'inizio di questa partita comincia Torino-Parma. Wolf, Ricci deve allargare per Tisa, aspetta e lo aspetta nel momento giusto. Tisa devi cercare ancora spazi, c'è Wolf, Vanja e poi Ponce, Ezequiel Ponce, da quanto non esultavamo. Sturaro, ancora Sturaro, le finte, prova a saltare l'uomo, Sturaro, destro parato da Vanja, ma palla fuori in calcio d'angolo. C'è però il fallo di Smith del Torino, che andremo a rivedere. Tra l'altro non c'è il cartellino, il giocatore granata, ma qui l'intervento da dietro. Dopo il tiro di Sturaro, e dunque si riparte dagli 11 metri, c'è Vanja Milinkovic-Savic contro Capitan Ricci, che prova con il sinistro. Capitan Ricci, 2-0 Parma, l'inizio spumeggiante. Lindelof, pronta la manovra di ripartenza per il Parma. Lindelof, c'è sulla sinistra Ricci che chiama pallone, servito
da Lindelof, che ha fatto molto bene. Ricci, il cross in mezzo per Ponce! Ma che gol ha fatto Ponce! Ma che gol ha fatto Ponce! Spettacolare, straordinario, perdon, Ezequiel Ponce ci fa fare questo effetto. 3-0. Che partita e che gol! Ezequiel Ponce torna a segnare, lo fa in due maniere molto molto ottime. La prima è sulla ribattuta facendosi trovare pronto e poi di scorpione. Che gol! Semplicemente Ezequiel Ponce, e come nella partita precedente, segna un giocatore ed esce per dare il cambio all'altro attaccante, ossia questa volta segna Ezequiel Ponce, sesto gol intanto in questa Serie A, in questo campionato. Lascia spazio a Luka Jovic per l'ultima mezz'ora, come prima invece Ponce aveva proprio fatto giocare invece il compagno Wolf per Jovic. Cerca spazio ancora Wisniewski, che riesce ad allungarsi il pallone. Wisniewski in mezzo per Sturaro, c'è anche spazio per Stefanino Sturaro. 4-0 per il Parma, una partita pazzesca della nostra squadra. Parma che trova sicuramente tante volte la via per il gol, grazie anche a una difesa del Torino forse poco piazzata e mal piazzata soprattutto. E vediamo qui il cross in mezzo, arriva Storaro di testa, colpisce poi il terreno e palla che finisce poi in rete. 4-0, Stefano Storaro, secondo gol in questa Serie A team per lui. Leao poggia Balotelli. Devi cercare spazi, uomini, Balotelli appoggia Leao, che calcia ma fuori. Grande occasione per il Torino, la prima ed unica di questa partita fin qui. Adesso Jimenez spazza via il pallone in avanti, c'è Jovic di testa. Ricci appoggia ancora Luka Jovic, che va a provare a cercare in questa partita il 37esimo gol. Non ci è riuscito, punterà ovviamente a farlo nel prossimo episodio, nella prossima partita, ma un buon 4-0 contro il Torino. Torino che oggi ha fatto veramente poco, poche occasioni, poche chance. È arrivato però la doppietta di Ezequiel Ponce, quindi questa è un'altra gran conferma del nostro Parma, soprattutto per i due gol che ha fatto, prima su ribattuta e poi con lo scorpione. Grande Ponce. Nel prossimo episodio vedremo la gara con il Cagliari, quella in finale di Coppa Italia contro la Sampdoria e poi il finale del campionato contro il Genoa, mentre sta passando un aereo grande come la mia casa sopra il nostro tetto. Vi faccio vedere anche la classifica: 36 partite giocate, 96 punti, ne ha 93 l'Inter. L'Inter la prossima sarà contro il Milan, buono, attenzione. E l'ultima invece ci sarà Verona-Inter. Quindi molto molto interessante, due partite per decidere lo scudetto, per decidere l'assegnazione del titolo italiano. E vedremo nel prossimo episodio, che sarà molto molto decisivo per questa carriera, perché avremo sia il finale di campionato sia la finale di Coppa Italia. Quindi c'è tanto in palio, c'è tanto in ballo. Preparatevi però, perché probabilmente arriverà uno speciale per quanto riguarda la Champions League. Vi farò sapere aggiornamenti sul gruppo Telegram, quindi mi raccomando, iscrivetevi e aggiungetevi nel canale e nel gruppo di Telegram. Intanto vi invito ovviamente a seguire il canale di Twitch per tutte le live che sto portando in questo periodo. Luka Jovic, 36 gol in campionato su 36 partite, ne mancano due, a lui manca un gol per superare il record di Immobile Higuaín. Ci riuscirà? Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul canale. Ciao ragazzi!